Cari tortonesi, buonasera. Questa è la situazione dell'ospedale di oggi, venerdì 8 maggio. Ci sono 80 persone attualmente ricoverate nella struttura di Tortona e 17 sono i residenti nella nostra città. In base ai dati della piattaforma della Regione Piemonte, ci risultano 220 contagiati a Tortona e 610 persone in quarantena. Oggi devo fare un grande ringraziamento che va rivolto nuovamente al gruppo Gabio e alla famiglia Gabio, perché oggi, nella giornata mondiale della Croce Rossa, hanno voluto donare 6 ambulanze ai vari comitati della Croce Rossa italiana della provincia di Alessandria, mentre una 7ª è stata donata alla Confraternita della Misericordia di Tortona. Devo fare anche un ringraziamento a Gil Miguel e alla ditta Micoil SRL di Milano, che hanno regalato al comune un presente particolarmente gradito, 200 mascherine con lo stemma della nostra città, che verranno utilizzati dai nostri operatori. Sono le mascherine lavabili di protezione paragonabile a quelle chirurgiche. Purtroppo devo anche ricordare una ricorrenza. Lunedì 11 maggio, è la festa di Santa Croce. Una festa molto sentita nella nostra città e normalmente questo fine settimana sarebbe stato ricco degli eventi che tradizionalmente caratterizzano la nostra fiera. A causa dell'emergenza sanitaria, ovviamente, non sarà possibile celebrare la nostra festa nella maniera consueta. E ciò nonostante, ci saranno comunque dei momenti di celebrazione. Primo fra tutti è proprio la messa che si terrà lunedì 11 alle 18 presso la Cattedrale del Duomo di Tortona e officiata dal nostro Vescovo, Monsignor Vittorio Viola, a cui prenderò parte anch'io in rappresentanza di tutta la città, e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina web e social di Radio PNR. Inoltre, sul sito ufficiale del Comune di Tortona, www.comune.tortona.l.it, è stata allestita una pagina che è proprio dedicata alla storia di questa celebrazione così importante per la nostra città, con dei documenti, foto e video che raccontano un po' le edizioni passate e le origini di questo evento. Un modo che abbiamo comunque per festeggiare questa ricorrenza, nell'attesa e soprattutto nella speranza che nel 2021 possiamo tornare a celebrarla degnamente. Quindi buona Santa Croce a tutti e buonasera.